Abbiamo ceduto D'Amico alla sala stampa delle Bolitane. Sì, stiamo provando la difesa a 4, il mister però sta cambiando un po' di giocatori in diversi ruoli, anche a me centrale o a destra, oppure Scardina centrale, oppure terzino sinistro, quindi diciamo il mister non sta dando un'idea dei 4 titolari, così almeno restiamo tutti sul pezzo e concentrati. Rientro ovviamente, inutile parlarne visto che è stata una breve pausa per Capodanno, però insomma si è lavorato al solito tanto, le precedenti soste di questo campionato hanno fatto malissimo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista dei risultati. Sì, ha fatto male come derby, così ha fatto male, sì, sicuramente il mister prenderà in considerazione queste ipotesi, questi appunto risultati che abbiamo avuto dopo le soste, però stiamo già, insomma, almeno in questi giorni anche il mister ci ha fatto i complimenti che comunque ci stiamo allenando abbastanza bene, dobbiamo continuare così, quindi speriamo che questa sosta non influisca sui risultati domenica. Senti, alla fine del girone di andata puoi fare un bilancio tuo personale dell'anno civile che... Come ha detto anche il mister nelle dichiarazioni, siamo stati tra infortuni, varie dinamiche, inizio campionato, eccetera, eccetera, non siamo stati sempre al massimo. Le uniche partite che possiamo considerarci che abbiamo fatto bene sono state Avellino, Benevento e anche col Perugia, dove si è vista la vera nocerina. Personalmente invece che il girone è stato? Personalmente... In crescendo, anche all'inizio dovevo un po' ambientarmi, poi magari parto alcune 2-3 partite diciamo normali, il resto dai, abbastanza soddisfatto. Che effetto fa sapere che ci sono tante società che hanno chiesto informazioni su di te? Io non so niente perché appunto col procuratore non ho parlato. Sarà già lui offerto, almeno io non. Ma se arrivasse una offerta adesso dalla Serie B? Ovvio, io qua sto bene, finora la società mi ha dato anche fiducia perché comunque ho fatto 14 partite su 15, mi trovo bene, quindi il mister non mi ha mai lasciato fuori per scelta tecnica, comunque mi ha sempre fatto giocare, valorizzato. Ovvio che se arriva un'offerta il mio procuratore con la società valuteranno e poi se io sarò l'ultimo a sapere quello che si decide. Quindi questi tempi, lo spogliatoio, il mercato è una paura o una speranza? Come vive tutto questa fase? Noi in spogliatoio parliamo di tutto tranne che del calciomercato, anche perché il calciomercato gennaio è un periodo un po' particolare, con le voci, chi va via, chi non va via, sono controproducenti, quindi ne parliamo proprio il minimo indispensabile. Anche con Skeeter che è andato via, io personalmente l'ho saputo leggendo sui giornali così, e con lui non ci avevamo mai parlato. Anche il giornale ci ha detto forse arriva Efraim, se arrivasse? Io guarda, non lo conosco, quindi se arrivasse dicono che ne parlano tutti bene, quindi penso sia, visto che Skeeter è andato via, penso che sia un ottimo, diciamo, giocatore, un ottimo rimpiazzo. Senti, Andrea, un'andata di mise in difficoltà. Andrea, sì, in difficoltà, prima partita di campionato, lo sapevamo che era un po'
un po' una partita particolare, però già da ieri il mister ci sta facendo allenare in vista della partita, come loro giocano, che diciamo verticalizzano molto, giocano molto sulle seconde palle, quindi stiamo lavorando molto su questo aspetto. Marco, durante le feste Bagurbi notturni, feste sera abbiamo fatto, il mister ci ha chiamato appunto perché sennò magari sì, ma un brindisi con tutti i compagni. Grazie.